Canzoncina inglese dal libro di Polly il Polipo. Allora, prima cosa importante, in che posizione dobbiamo appoggiare le mani sulla tastiera? La nostra posizione è questa, con i due pollici insieme sul Do centrale. Quindi, la mano destra avrà Do, Re, Mi, Fa, Sol, e la sinistra Fa, Sol, La, Si bemolle, poi vedremo perché, quindi il tasto nero e Do. Perché il tasto nero? Perché ogni volta che io trovo il Si per la mano sinistra, vedo che c'è accanto il simbolo del bemolle. Quindi questo simbolo mi dice: attenzione, non devi suonare il tasto bianco, ma devi suonare il tasto nero a sinistra. Ecco perché la mano sinistra non tiene il dito numero 2 sul tasto bianco, ma lo tiene sul tasto nero, perché ogni volta che ci sarà il Si è il tasto nero che dovrà suonare. Poi abbiamo detto che i due pollici stanno insieme sul Do centrale. Il Do centrale viene suonato quasi sempre dalla mano destra, perché io vedo che sta scritto quasi sempre vicino al rigo musicale della mano destra. C'è soltanto un punto in cui il Do centrale è scritto vicino al rigo della mano sinistra. Allora, qui io suonerò il Do centrale con il pollice della sinistra. E poi, un'altra cosa, quasi sempre le due mani suonano una per volta e la melodia della canzone passa dalla mano sinistra alla mano destra, poi di nuovo alla sinistra, alla destra e così via. Alla fine, però, ci sono quattro battute dove le mani suonano insieme. Vediamo che qui c'è un Sol della mano destra insieme a un Si bemolle della mano sinistra. Nella battuta dopo abbiamo il Fa con la destra insieme al La della sinistra. Poi il Mi della destra e il Sol della sinistra, e poi due Fa che sono suonate insieme dalla destra e dalla sinistra, appunto. Quindi questo piccolo pezzetto ve lo suono a mani separate prima. Queste quattro battute: la mano sinistra suona Si bemolle, La, Sol, Fa. Mentre la destra, Sol, Re, Re, Fa, Do, Do, Mi, Re, Mi, Fa. Quindi queste quattro battute insieme delle due mani suonano così. Possiamo suonare tutto dall'inizio alla fine con le due mani insieme. Le due mani suonano, come abbiamo visto, veramente delle note insieme solo alla fine. Per tutto il resto o suona una mano oppure suona l'altra.